Ciao ragazzi e benvenuti al terzo episodio della rubrica Psicologicamente. Per la serie, citazione non a caso, avete appena ascoltato i primi secondi di Time, un capolavoro immenso dei Pink Floyd. Ma per quale motivo? Beh, perché oggi si parla di orologio biologico. Nel precedente episodio, Cristina vi ha parlato delle cellule della glia. Se non avete ancora visto, cliccate sul link. Io oggi vi parlerò di astrociti, che sono anch'esse delle cellule gliali, ma che non hanno solo un ruolo fondamentale nel fornire supporto ai neuroni, ma si è scoperto recentemente che abbiano una importanza non da poco nella regolazione del nostro orologio biologico, il quale si occupa ad esempio di gestire i nostri comportamenti alimentari, piuttosto che il rilascio di ormoni, la regolazione del battito cardiaco e della temperatura corporea. Nel 2017 è stato assegnato un premio Nobel a 3 scienziati differenti, i quali hanno scoperto i funzionamenti che spiegano come tutti gli esseri viventi, quindi uomini, animali e piante, adattino il loro orologio biologico in modo che sia sincronizzato con le rivoluzioni terrestri. Ed è per questo che si parla di ritmo circadiano, circa intorno dies giorno. Il ritmo circadiano ha una periodicità di 24 ore ed è determinata sia da marcatori esterni, come l'alternanza di luce e buio, pensate alle piante con la fotosintesi, piuttosto che anche noi stessi senza la luce o se vivessimo solo al buio, sia da marcatori interni, come appunto i nostri già citati astrociti. Ma avete mai sentito parlare di ritmo sonno-veglia? Ebbene, è importantissimo e ognuno di noi ha un ritmo sonno-veglia differente. Infatti è molto importante individuare il proprio cronotipo. Sono stati individuati 3 tipi di cronotipo differenti, ovvero abbiamo il cronotipo normale, nel quale rientra circa il 70% della popolazione. Chi ha questo tipo di cronotipo, sciogli lingua, si addormenta intorno alle 11:30 e si sveglia all'incirca alle 7 di mattina. Poi abbiamo i gufi. I quali tendenzialmente si addormentano intorno alle 3-4 di notte e fanno una tirata lunghissima fino a mezzogiorno luna, beati loro. Poi ci sono le allodole, che hanno la palpebra calante intorno alle 7-8 di sera e si risveglierebbero intorno alle 4-5 di mattina. Quindi è molto importante conoscere il proprio cronotipo, perché da questo dipende anche una maggiore produttività sia nel lavoro che nello studio. Ad esempio, il cosiddetto gufo avrà una maggiore produttività sicuramente non alla mattina, ma verso il tardo pomeriggio. Per capire quanto il nostro corpo possa dipendere da sincronizzatori esterni come appunto l'alternanza luce-buio, lo speleologo-sociologo Montalbini ha deciso di usarsi come soggetto sperimentale, ovvero si è chiuso all'interno di una grotta e per vedere quanto l'assenza totale di luce potesse influire sulle sue abitudini. All'incirca dopo 20 giorni la sua giornata si è allungata fino ad arrivare a 36 ore, 12 ore di sonno e 24 ore di veglia. Quindi questo esperimento è stato molto importante perché si è capito quanto l'ambiente sia fondamentale nello scandire il nostro
orologio biologico, grazie appunto a sincronizzatori ambientali come la già citata alternanza luce-buio, ma anche da marcatori sociali e comportamentali. Basti pensare ad esempio alle attività sportive, agli orari dei pasti, agli orari di lavoro, agli impegni familiari. Inoltre, in ambito clinico, si è visto quanto il ritmo sonno-veglia sia importante al fine di una buona salute. Si è visto ad esempio che nella cosiddetta sindrome da jet lag, quindi ad esempio le persone che effettuano spesso voli intercontinentali per esigenze di qualsiasi tipo, manifestino poi una sintomatologia come nausea, irritabilità, insonnia, gastralgie, irregolarità intestinale, inappetenza, e sono sintomi che ritroviamo anche nella cosiddetta sindrome dei turnisti, i quali non riescono ad attivare una routine ben scandita. Poi, se andiamo sul clinico, abbiamo proprio l'insonnia o una maggiore letargia proprio in quadri clinici come la schizofrenia o come ad esempio il disturbo depressivo o il disturbo bipolare, ma di questo poi ci occuperemo nella rubrica patologicamente. Quindi, al fine anche di buone abitudini, dobbiamo ascoltare il nostro corpo. Nel caso ad esempio della pandemia da coronavirus, molte persone, molti specialisti hanno consigliato di stabilire appunto una routine, mentre invece molto spesso si cede all'assenza di regole, come mangiare nel momento in cui si manifesta il brontolio allo stomaco, quindi io posso svegliarmi a mezzogiorno perché fino alle 4 di mattina ho visto 20 serie televisive, poi dormo tantissimo, quando mi sveglio non rispetto le tempistiche che invece ho sempre avuto. Quindi le routine sono molto importanti in questo periodo, ancora di più. Basti pensare che ad esempio alle persone che svolgono un lavoro basato su turni si può manifestare anche ipertensione arteriosa. Si è visto proprio questa correlazione perché c'è una problematica a livello di inibizione di cortisolo. Non entro nello specifico, comunque basti pensare che tutto ciò dipende proprio dal ritmo circadiano. Quindi concludo dicendo che l'essere umano appunto ha bisogno di ritmo. E soprattutto di sane e belle dormite. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook e YouTube.